Ed eccola qui la Mazda 3 2019, il complimento più bello che le si può fare è quello che è identica alla Kai Concept che abbiamo visto in diversi saloni nel corso dei mesi scorsi. Una vettura che mantiene sostanzialmente invariate le misure del modello precedente, quindi 4,46 m, 2,72 m di passo, ma ha forme decisamente più intriganti, più moderne rispetto al passato. Nuova completamente la zona posteriore, molto spiovente. Guardate quanto largo è il montante da questo punto fino alla zona di coda, serve a dare una grande idea di forza, ma anche una grande idea di stile che viene rafforzata non solo dietro ma anche davanti, che poi vi farò vedere. Qui ci sono due bei gruppi ottici integrati all'interno di un elemento anche qui molto stiloso, tridimensionale come fattura, è davvero molto bello, con questa goccia nella parte bassa che anche qui va a dare, va a sottolineare un'idea di grande stile da parte del centro stile di Mazda. Per quanto riguarda la parte bassa, doppio scarico, bello cattivo, però in realtà non è una vettura che viene esaltata da elementi come sfoghi dell'aria o prese d'aria nella zona frontale, si è cercata una grande pulizia stilistica, si sono cercate le forme, si è cercato di dare un senso stilistico molto moderno, quasi fosse un oggetto di design. 310 litri di bagagliaio, non è molto grande, è un po' più piccolo rispetto alle altre competitor della categoria, c'è abbastanza spazio, purtroppo c'è un solco, c'è un gradino abbastanza elevato rispetto alla soglia di carico, della soglia di appoggio del bagagliaio, però tutto sommato devo dire che non è così male come volumetria, secondo me è quasi, ha quasi del miracoloso con una linea così spiovente che se non riuscite a ricavare un bagagliaio di questa dimensione. Gli interni cerco di farveli vedere dopo, invece per quanto riguarda la zona frontale, anche qui notevole, con questi gruppi ottici che vanno a insinuarsi all'interno della calandra stessa, con il frontale molto spiovente, ma soprattutto questo paraurti, come vedete, che non ha, anche qui tendo a sottolineare, non ha prese d'aria, proprio per dare un'idea di maggior pulizia, quasi fosse, ripeto, un oggetto in stile. Maeda da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro lavorando appunto sui concetti del codo design, evolvendoli e portandoli nel futuro. Molto bella la calandra con questa finitura brunita che gira tutto attorno, viene mangiata tra virgolette dal cofano, anzi dalla porzione superiore del paraurti che poi va a integrarsi col cofano, e poi c'è questa calandra, non è un nido d'ape, è una forma geometrica che tende a sottolineare un'idea di tridimensionalità della calandra stessa. Viene integrato qui il radar di distanza perché questa vettura ha i sistemi di controllo della guida di livello 2. Si tratta di una Mazda in grado di autoguidare, diciamo in autostrada, di darvi una mano a seguire la traiettoria, ma soprattutto è in grado di gestire anche le situazioni di traffico appunto con il cruise control adattivo che lavora fino a 0 km orari. I motori sono i 2000 da 190 cavalli, c'è 1.800 turbo diesel, ci sarebbe anche un 1.500 ma non ci sarà in Italia. Il 2000 è ibridificato ed è disponibile anche con la trazione integrale, elemento questo che è molto importante per alcuni mercati e sicuramente verrà apprezzato anche in Italia. Vi faccio vedere come è fatta dentro, molto bello il profilo della porta, molto ben disegnato, anche qui viene rispettato quello che è il profilo dell'esterno con un gran bel design, e adesso vi faccio vedere come questa ricerca dei volumi sia stata esaltata anche all'interno. Bello il profilo cromato, bella anche la pelle che va a girare qua sotto, devo dire che anche questo profilo basso non è niente male. Per quanto riguarda il sedile, pelle traforata, la seduta è piuttosto larga, ma anche la parte alta direi che è piuttosto comoda, è disegnato per far stare comodi guidatori di tutto il mondo. Vi faccio vedere come è fatta la strumentazione, dove spicca la presenza di un contagiri analogico, in questo caso con la sua bella lancetta. Anche per quanto riguarda la temperatura e il livello del carburante abbiamo l'analogico, mentre la zona centrale trova posto un display digitale che dialoga con il nuovo sistema di infotainment, che trova modo di essere pilotato solamente dal tasto centrale, non è più touch, perde quella funzionalità rispetto al modello precedente, integra ovviamente la navigazione e tantissimi altri sistemi, tra cui anche Apple CarPlay ed Android Auto. Il display, come vedete, viene integrato all'interno della plancia stessa con un bel effetto scavato qui nella zona superiore, come del resto viene scavata la parte inferiore dove spicca la presenza di questa cromatura che gira attorno alle bocchette dell'aria che poi ritroviamo anche qui attorno al pilota con questo
con questa idea di cockpit quasi da aeroplano, che tende a esaltare quelle che sono le caratteristiche di guida di questa Mazda 3. Cerco di farvi vedere anche qui sotto, c'è un po' di spazio qui nella zona centrale. Direi una vettura piuttosto completa, con i suoi bei tasti sul volante, con direi anche una bella finitura del volante stesso. In questo caso abbiamo il cambio automatico, ci sarà anche il cambio manuale in alternativa appunto a quello manuale sul 2000 benzina. Cerco di farvi vedere anche come si sta dietro. Il sedile era un po' arretrato rispetto alla posizione, diciamo, che avrei tenuto io. Infatti, come vedete, tocco con le gambe, ma volendo avrei potuto avanzare. In termini di spazio direi che ci sto con la testa, ci sto anche con le spalle. Non mi dà idea di claustrofobia il terzo montante, che assorbe molto del finestrino posteriore. Direi che si sta piuttosto comodi. Giusto per darvi un'idea di come si sta seduto in questa macchina, mi muovo sul lato destro, perché questo lato sinistro non rende giustizia, probabilmente non si vedeva neanche molto con la luce. Come vedete, mi avanza molto spazio e lì davanti c'è parecchio spazio per sedersi. Direi una Mazda 3 che viaggia nell'ibrido, con appunto il 2000 benzina, con questa tecnologia M-Hybrid. Viaggerà con lo Sky Active X, che è sostanzialmente il motore che unisce i vantaggi del diesel a quello del benzina. Ci sarà anche ovviamente la motorizzazione a gasolio, ci sarà il 4x4, ci sarà anche un livello di autoguida migliorato rispetto al passato, e migliorata anche all'interno in termini di stile. Poi fuori è davvero bellissima, come era del resto bella il concept. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. fatemi sapere cosa ne pensate di questa Mazda 3. Ciao!